Del candidato sindaco Pasquale Piccolo. Apertura della campagna elettorale di Piccolo e della sua coalizione composta dall'Aurora, dall'UDC, NCD, Lista Cuore con Noi Sud, Progetto Somma e Fratelli d'Italia. Entriamo subito nel vivo però della manifestazione, dando subito la parola ad Alfonso Allocca del Movimento Aurora. Grazie. Signore e signori, buonasera. Ecco, ho il piacere e l'onore di iniziare la campagna elettorale in onore e in a favore del candidato sindaco avvocato Pasquale Piccolo, in rappresentanza dell'Aurora e di tutta la lista che sostiene, di tutta la coalizione che sostiene il sindaco. Ecco, che dire, che in un momento così delicato che la crisi attanaglia il comune di Somma Vesuviana e l'intero Stato membro, siamo arrivati a un punto in cui la distanza tra l'elettorato e la parte politica si è allungata e la sfiducia è aumentata. Allora questa differenziazione, questo gap che sta tra l'elettorato e l'erogatore di tasse e l'amministrazione che spende le tasse dei cittadini, deve essere colmata con una rappresentanza di gente di qualità, gente di qualità, quando dico qualità non soltanto professionisti come tutti quanti siete, ma la qualità in politica è altra, la qualità in politica è essere vicino, sempre a sostegno e essere sempre presenti alla problematica che attanaglia la cittadinanza. È vicino alla gente di qualità che rappresenta ogni lista e rappresentata effettivamente da gente di qualità, a capo c'è una persona che secondo me, oltre ad essere una persona di qualità, è una persona di spessore politico. Che cos'è lo spessore? Lo spessore politico è secondo me la risultanza di tante componenti, le componenti che tra l'altro ho avuto modo di leggere vicino ai manifesti che Pasquale Piccolo, l'avvocato, ha fatto. Diventiamo sindaco insieme di Somma Vesuviana, con idee condivise. Che cosa significa? Io dicevo vicino a lui un giorno: Pasquale, tu sei il leader di questa coalizione, e lui mi richiamava dicendo: Alfonso, il leader non è una parola che mi appartiene, il leader è colui che impone le idee, il leader è colui che vuole che gli altri seguano, il leader è colui che vuole che tutti si adeguano. Invece noi tutti abbiamo delle idee, noi tutti abbiamo dei talenti, noi tutti abbiamo delle vocazioni, noi tutti abbiamo qualcosa da mettere insieme per creare un unico progetto, un progetto che possa dare una risposta concreta a questo comune, al comune di Somma Vesuviana. Quindi il nostro candidato sindaco Pasquale Piccolo
piccolo ha una dote, ha una qualità, ha una qualche cosa che mette in moto a ognuno di noi, a valorizzare i talenti di ognuno di noi, a valorizzare la vocazione di ognuno di noi, affinché ognuno di noi si impegni, non solo, si faccia carica dei propri problemi, non solo, ma si assuma anche un poco di responsabilità altrui per fare in modo che tutti quanti insieme, tutti quanti d'accordo, possiamo dare una mano al progetto comune che l'Aurora insieme alle altre liste propone al comune di Somma Vesuviana. Per cui io dico, come lui mi ha suggerito, ragazzi, smettiamola di lamentarci, ma imbocchiamoci le maniche e cerchiamo di andare avanti e cerchiamo di dare un risultato positivo. Facciamo qualcosa di giusto, qualcosa di vero, qualcosa di buono per questo comune. E siccome io ritengo che Pasquale Piccolo sia un uomo giusto, diciamo che anche il Vangelo dice i giusti camminano e i falsi inciampano. Pasquale è un uomo giusto e secondo me camminerà, farà strada e potrà arrivare a Palazzo di Somma, del Comune di Somma Vesuviana. Voglio concludere dicendo, perché mi è stato detto di non essere lungo, bisogna essere breve per dare spazio al candidato, sì, però consentitemi di dire, di concludere con delle frasi che mi diceva il mio professore di anatomia. Diceva: ragazzi, giovanotti, non fatevi ingannare dai venditori di fumo, non fatevi ingannare dagli incantatori di serpenti, ma facciamo tutti quanti qui presente scudo intorno, mettiamoci uniti intorno all'avvocato Pasquale Piccolo, candidato sindaco di Somma Vesuviana. Grazie mille alla Forza Allocca. Ecco, la questione di tempi è molto importante, perché invito appunto chi parlerà, il rappresentante di ogni lista, ad essere breve, perché siamo tanti, e poi perché avremo una sorpresa alla fine, prima che appunto parli Piccolo, di un giovane che vorrà fare il proprio in bocca al lupo al proprio candidato sindaco. Adesso proseguiamo con Raffaele Lanieri per la lista Noi Sud, lista Cuore. Buonasera, grazie a tutti. Purtroppo, colpa di un destino scellerato, ad un anno delle elezioni ci ritroviamo ad una nuova campagna elettorale. Noi Sud, lista Cuore, appoggia l'avvocato Piccolo. È stata una delle prime liste a sostenere l'uomo avvocato Pasquale Piccolo e poi al politico Pasquale Piccolo. La nostra lista è formata da giovani e meno giovani, giovani che vogliono affacciarsi per la prima volta in questa avventura politica, e ex consiglieri comunali, perché il binomio esperienza gioventù porta alla conoscenza di un nuovo mondo, soprattutto per persone che è la prima volta che si affacciano in politica. Noi Sud, insieme all'avvocato Piccolo, abbiamo condiviso un programma per la nostra città. Sarà una dura battaglia, siccome ultimamente purtroppo il popolo, i cittadini hanno preso un po' la fiducia nella politica. Questa battaglia ci porterà a riavvicinare un attimino il popolo alla politica, perché sfiduciati da diverse circostanze, oggi vuole essere ascoltata. Permettetemi un ringraziamento per concludere: ringrazio la famiglia Allocca, soprattutto ringrazio Francesca, ringrazio Celeste, ringrazio la signora che mi hanno dato l'onore stasera di presidiare questa manifestazione. So bene che sto rappresentando una delle pagine più belle degli ultimi anni della politica sommese. Purtroppo ci ha voluto bene, e penso che il 25 maggio ci dimostrerà che ci vorrà ancora bene. Il mio invito è il 25 maggio a votare l'avvocato Piccolo e la lista Noi Sud Allocca per Somma. Bene,
Grazie a Raffaele, un ricordo dell'ex sindaco Allocca penso che fosse necessario, anche perché, piaccia o no, dal 2006 alla sua scomparsa il sindaco è stato comunque uno dei protagonisti della politica di questa città. Ma andiamo avanti, adesso presentiamo il più giovane tra i relatori, cioè Domenico Calvanese. Facciamogli per la lista somma protagonista, facciamogli un bel applauso di incoraggiamento a suo ragazzo. Dai, ci lamentiamo sempre che i giovani non partecipino alla politica e poi ecco, dai, un applauso di incoraggiamento. Buonasera a tutti, ringrazio l'amico Gaetano Di Matteo per le belle parole che ha speso per me. E niente, somma protagonista, io rappresento la lista civica somma protagonista. Somma protagonista è un movimento politico che è nato da poco. E per quello che riguarda Somma Protagonista è un gruppo formato da giovani e meno giovani. Volevo ringraziare soprattutto due persone in particolare che sono i nostri capolista, che sono il dottor Pasquale Aurimma e il nostro amico Ruggero Esposito, già qualche tempo fa è stato anche consigliere comunale. Noi nei giorni scorsi ci sono stati fatti degli attacchi a livello di coalizione dicendo che noi rappresentassimo la vecchia politica. Beh, io quando sento queste parole mi suona un po' strano, perché l'avvocato Piccolo è una persona che quando la guardi negli occhi ti trasmette tanto di quell'entusiasmo a noi giovani, entusiasmo, grinta, voglia di fare, che io tutta questa vecchiaia sinceramente non la vedo. Giovane dentro. E invece Somma Protagonista è stata fatta anche dell'ironia sulla nostra lista, protagonisti, non protagonisti. Beh, io voglio dire soltanto una parola, che noi non dobbiamo essere più delle comparse, ma dobbiamo riapproparci della politica e dobbiamo diventare noi i protagonisti. Grazie. Grazie. Grazie a Domenico. Proseguiamo in modo piuttosto spedito, vedo, quindi stanno rispettando i tempi. Adesso per l'NCD UDC Alessandro Giuliano. Buonasera e grazie di essere intervenuti. Riprendo dalle parole di Alfonso Allocca sulla disaffezione, ma vedervi così numerosi stasera mi sembra che in qualche modo questa disaffezione l'abbiamo superata e l'abbiamo vinta tutti quanti insieme, perché la presenza di Pasquale ha spinto tante persone in piazza ed è un'apertura di campagna elettorale in tutti i sensi, Pasquale, proprio un'apertura, perché c'è gente che partecipa e che vuole essere presente. Complimenti. Come diceva Gaetano, io rappresento l'onore e l'onere di rappresentare il nuovo centrodestra UDC e di spiegare i motivi perché sin dal primo momento il nostro partito, perché è un partito comunque a livello nazionale, fino adesso abbiamo sentito comunque dei rappresentanti di movimenti civici e di movimenti locali, ha aderito sin da subito e ha contribuito sin da subito alla formazione di questa coalizione. E ritorna il discorso, ritorna il termine apertura, perché abbiamo riscontrato nei nostri interlocutori apertura, capacità di dialogo e abbiamo riscontrato nel leader, anche se non può essere chiamato così, di quella che sarebbe divenuta poi la coalizione, quella disponibilità al dialogo e all'ascolto. Abbiamo quindi partecipato alla formazione di un programma che ha recepito tutte le principali istanze che venivano dal nostro partito e dai giovani e meno giovani frequentatori del nostro partito. Un programma dove le nostre istanze in termini di finanziamento delle opere pubbliche, di commercio, di artigianato, di territorio, di spazi verdi e soprattutto sui temi sociali è stato costruito insieme e ha visto accogliere tutte quelle che erano le nostre istanze in questi temi. Giovani, ne abbiamo parlato, sono stati presentati sul palco, anche la nostra lista è una lista di giovani e anche in loro abbiamo riscontrato un grande entusiasmo. Nei giorni che hanno preceduto la formazione
del programma, hanno contribuito con idee, con la volontà di dare un governo al paese e con una partecipazione davvero commovente, cioè erano portatori di idee, portatori di soluzioni che in qualche modo abbiamo cercato di recepire e che abbiamo riportato poi all'interno della coalizione. Queste persone nelle prossime ore verranno a bussare alle vostre porte, verranno a chiedere un voto per il governo della città. Non verranno a fare false promesse, verranno a chiedere un voto per il governo della città, un voto per loro stessi che sono dei giovani, un voto per Pasquale Piccolo, per il candidato a sindaco che ha dimostrato di avere le doti per poter guidare la coalizione e per poter poi concretamente realizzare quello che è il programma che insieme abbiamo scritto. Quindi vi chiediamo un voto libero, un voto trasparente, un voto di svolta. Grazie. Grazie, grazie ad Alessandro Giuliano. Proseguiamo la nostra carrellata con Progetto Somma e siamo sul palco Nunzio Saviano. Buonasera, grazie a tutti. Allora, noi stasera siamo qui per dirvi quello che vorremmo fare per Somma Vesuviana e di questo ce ne parlerà molto più dettagliatamente il nostro sindaco Pasquale Piccolo. Perché Progetto Somma è con Pasquale Piccolo? Non a caso noi portiamo avanti un progetto di cambiamento già da qualche tempo e quando nelle trattative elettorali abbiamo incontrato Pasquale, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo visto la sua professionalità, io conoscevo personalmente poco Pasquale, devo dire che è nata anche una bella amicizia, mi auguro altrettanto da ambo le parti, abbiamo visto la sua professionalità, il suo impegno, che amore ha per il paese, quanto crede nel poter fare qualcosa per il paese, e allora abbiamo dovuto sposare la causa subito. Sposiamo questa causa perché nell'azione politica consiliare ci siamo trovati con Pasquale, il Movimento Civico L'Aurora ed altre forze presenti qui su questo palco in sintonia su tante cose, ma soprattutto su una. Noi siamo stanchi di avere una città le cui scelte politiche partono dal vertice della piramide. Noi finalmente vogliamo che i nostri elettori possano scegliere una persona della base, un cittadino come loro, non nominato dai salotti romani o napoletani, ma che venga, stia tra i cittadini e stia sempre con i cittadini, anche dopo l'elezione al sindaco. Quindi noi per questo vogliamo Pasquale Piccolo sindaco. E anche perché siamo stanchi di consiglieri e assessori poltronari e consiglieri e assessori molto più presenti sui bar e sui marciapiedi del comune di Somma Vesuviana e non nel comune a lavorare per il bene dei cittadini. Quindi Pasquale ci ha assicurato questa svolta e noi ci crediamo. È per questo che il nostro sindaco Pasquale Piccolo si impegnerà da stasera insieme a Progetto Somma e a tutta la coalizione a portare avanti un progetto che sia per il paese, per la rinascita di questo paese, per la ripresa sociale, economica, artistica e culturale di questo paese. Somma ne ha bisogno, secondo noi ne siamo convinti, Pasquale è l'uomo giusto per far sì che Somma continui il percorso di ripresa che ha intrapreso qualche anno fa. Grazie. Grazie, grazie a Nunzio Saviano. Adesso c'è Vittorio De Filippo per Fratelli d'Italia che ci spiegherà anche un po' la situazione in questo momento di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Beh, credo che, come ha detto Gaetano, la prima parte dell'intervento dovrà essere inevitabilmente rivolta a quanto ci è accaduto la settimana scorsa nella presentazione della lista. Noi crediamo che vi sia stato un errore di valutazione e credo che l'ingiustizia della determinazione sia tale e giustificabile da ricorrere al TAR Campania. Come penso molti sanno, ma nella presentazione della lista, al momento della presentazione della lista
mancherebbe un documento che tra l'altro esiste sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista materiale, tale che mancherebbe il collegamento tra la lista di Fratelli d'Italia al candidato a sindaco Pasquale Piccolo. Beh, questa valutazione della Commissione Mandamentale di Sant'Anastasia ci appare strana sotto vari punti. Io non voglio scendere, diciamo, nel particolarismo giuridico, anche perché qui non stiamo facendo un processo mediatico né un processo pubblico, ma ritengo che in altre circostanze la stessa Commissione Mandamentale, per casi simili e anche più gravi di questa che ci ha riguardato, ha preso altre decisioni. Ritengo che, come diciamo ci ha istruito il nostro avvocato, esistono precedenti giurisprudenziali ultimi da parte di altri TAR d'Italia che ci danno pienamente ragione. Probabilmente, come dire, ragioni che noi non conosciamo, probabilmente diciamo pressioni che sono arrivate alla commissione elettorale hanno fatto sì che noi potessimo essere esclusi da questa competizione elettorale. Ma come sono solito ribadire in questi giorni, credo che il danno maggiore della nostra esclusione lo abbia Somma Vesuviana, perché si impedisce al nostro partito, che ha una storia, una cultura, ha degli ideali, ai nostri candidati, che sono persone per bene, competenti e professionali, di mettersi a disposizione della nostra cittadinanza. Beh, Fratelli d'Italia sia a livello europeo con le elezioni europee sia a quelle comunali si scende in campo in maniera coraggiosa, nonostante i pronostici non siano favorevoli e le aspettative sono non positive, ma noi siamo degli uomini coraggiosi. Il nostro manifesto attaccato di fuori della nostra sezione elettorale spiega bene qual è l'animo di Fratelli d'Italia, quello di uomini e donne mossi da ideali, di valori, dalla storia, dalla tradizione, che hanno fatto grande il nostro partito e farà grande anche Somma Vesuviana. Io credo che diciamo il leitmotiv di questa campagna elettorale e il programma elettorale di Fratelli d'Italia sia caratterizzato dalla meritocrazia. Noi crediamo nella meritocrazia. Secondo alcuni la nostra lista non è una lista di grossi portatori di voti. Beh, io credo che la nostra lista innanzitutto è la lista più giovane, forse sarà la lista più giovane di questa campagna elettorale. Tanti giovani con grande capacità e competenza, con grandi valori. Io ripeto queste caratteristiche perché è stato la stella cometa di quella che è stata la formazione della nostra lista, che sicuramente, spero, almeno nei fatti non saranno grandi portatori di voti, ma saranno un bacino inesauribile per questa coalizione, per il nostro candidato a sindaco, perché la moralità, l'onestà, la competenza non sono queste che si comprano, bisogna averle, e Fratelli d'Italia ha queste caratteristiche. Io credo che bisogna portare avanti innanzitutto un programma. Io, Pasquale, se posso, mi permetto di affrontare alcuni punti perché ritengo importanti, soprattutto perché, diciamo, a parte la stima personale nei tuoi confronti, diciamo, cerchiamo di riempire di contenuti politici il nostro programma elettorale. Io credo che qualunque azione politica, qualunque programma politico debba partire inevitabilmente da una razionalizzazione e da una riduzione della spesa pubblica. In questi anni io sono consigliere comunale, sono stato eletto nelle ultime due consiliature, ho vissuto diciamo la macchina amministrativa ed inevitabilmente diciamo ci accorgiamo che tante sono le risorse spese, a volte spese male, e che non perseguono i veri interessi della cittadinanza. Credo che sia questo il punto di partenza, riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. Dopodiché il passaggio successivo è evidente, quello di una politica concreta ed efficace del territorio. Dobbiamo mettere mano ai piani urbanistici, da quello generale a quelli specifici, perché Somma Vesuviana ha bisogno di piani che possano far fruttare al 100% il nostro territorio. Non ci può essere sviluppo, non ci può essere avanzamento sociale ed economico senza che ci sia una giusta e corretto sfruttamento del territorio. Dopodiché dobbiamo affrontare, diciamo, il problema delle risorse. Io sono convinto, il nostro partito è convinto, che bisogna investire nelle persone, bisogna investire nei giovani e dare la possibilità alle persone di avere una maggiore possibilità di accrescere le loro capacità professionali ed intellettuali. E questo lo dico sia perché è necessario impegnare persone capaci e competenti a far sì che si possano cogliere le occasioni che arrivano dall'Unione Europea. Non è immaginabile parlare di sviluppo, parlare di progresso senza tenere ben presente un fatto importante, che non ci può essere sviluppo senza lo sfruttamento delle risorse europee. Ormai l'Europa rappresenta una potenzialità, uno sviluppo per il nostro paese inimmaginabile.
noi dobbiamo avere persone capaci e competenti per far sì che le risorse che arrivano dall'Europa siano pienamente sfruttate. L'ultima cosa che mi pare ho letto riguarda la festa delle lucerne, beh, questo non deve più accadere. Noi dobbiamo fare dell'Europa una risorsa. È vero, ci sono degli aspetti critici, ma l'Europa per noi meridione, rappresenta una risorsa, e questo lo dobbiamo fare anche a livello della macchina comunale. Dobbiamo investire nel personale, dobbiamo investire nelle risorse professionali e culturali dei dipendenti, perché questo significa migliorare l'azione amministrativa, significa rendere la macchina comunale più veloce e competente, e al contempo lo dobbiamo fare con l'informatizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, migliori servizi a basso costo, a meno costo e più efficaci e più efficienti. Questo deve essere la stella cometa che deve accompagnare la nostra azione politica amministrativa, Pasquale. Beh, io credo che questi punti del programma non necessitano di una grossa dispendio di risorse economiche. Io credo che questo possa essere fatto con poco. L'importante è che nella nostra campagna elettorale, nella nostra azione amministrativa, ci sia accompagnata dalla diligenza. Dalla diligenza che io sono solito definire del buon padre di famiglia. Cioè, di colui che è attento agli sperperi e sia consapevole e cosciente rispetto a quelle che sono le vere esigenze della città, per far sì che insomma possa diventare finalmente un paese civile. Beh, noi di Fratelli d'Italia, il nostro popolo, perché il nostro popolo si è espresso con le primarie, crediamo e siamo sicuri che Pasquale Piccolo possa rappresentare il nostro buon padre di famiglia, che sia severo rispetto agli sprechi, ma sia attento e libero e solidale rispetto a quelle che sono le vere esigenze del paese. Quindi voglio concludere con uno slogan, caro Pasquale: forza Pasquale Piccolo, forza Fratelli d'Italia, forza Somma Vesuviana. Grazie Vittorio. Beh, visto il freddo, la stella cometa è attinente alla serata, ma andiamo avanti. Vi avevo preannunciato una sorpresa e ce l'abbiamo qua sul palco, ed è Flavio Carbone, un ragazzo dell'Aurora Movimento Civico. Un applauso per cortesia, dai. Buonasera a tutti concittadini sommesi, non sono un professionista della politica, mi sono avvicinato alla politica grazie alla personalità dell'avvocato Pasquale Piccolo e all'Aurora, che ho il privilegio in parte di rappresentare come membro fondante. Noi abbiamo creato l'Aurora nel 2012, eravamo un manipolo di persone alla ricerca di idee, o meglio alla ricerca delle linee programmatiche adeguate per metterle in campo, per realizzarle. Sapevamo di scontrarci contro poteri forti, sapevamo di scontrarci contro il misoneismo di una popolazione avvezza giustamente come noi, a considerare la politica come un qualcosa di altro, di alieno, di al di fuori della quotidianità. Abbiamo cercato di ricostruire, di rifondare. Ovviamente non si possono fare miracoli, perché i mezzi sono, innanzitutto siamo autofinanziati come ogni movimento civico, ma soprattutto perché occorre del tempo per strutturarsi, occorre del tempo per realizzare queste idee. Sono innanzitutto completamente d'accordo con i relatori che mi hanno preceduto, e mi complimento per la bontà delle idee e per i programmi che condividiamo. Ovviamente se siamo qui tutti insieme su questo palco è perché c'è innanzitutto una grande condivisione. L'Aurora però non è stata snaturata, non è stato perso quello spirito di rinnovamento, quella volontà di unirsi e di creare qualcosa di nuovo per il popolo sommese. Mi sono appuntato giusto alcune, in quanto non professionista della politica, mi sono appuntato alcune cose che volevo essere sicuro di non dimenticare. Innanzitutto il fatto che l'Aurora sia nata come movimento civico è perché voleva liberarsi da queste briglie di ideologie, e pertanto ideologicamente fertile. Vorrei che tutte le persone qui presenti, secondo la propria disponibilità, si confrontassero con l'Aurora e proponessero nuove idee. Noi siamo un cantiere sempre aperto, abbiamo la volontà e la voglia di metterci insieme e di realizzare qualcosa di buono per Somma Vesuviana. Pertanto, cosa è rimasto dell'Aurora oggi? Innanzitutto noi giovani, se sono qui e rappresento la prova tangibile, e
diciamo che avrei potuto portarvi delle linee programmatiche del tema della sanità in quanto giovane medico, ma non voglio tediarvi con tecnicismi. La sanità rappresenta sicuramente il centro da cui verso il quale bisogna tendere al fine di raggiungere lo stato di salute dell'individuo, e rappresenta una centralità indiscussa ed è inutile sottolinearlo. Però è importante dire che i valori, le ideologie per i quali ci battiamo e in cui si crede fermamente, bisogna avere anche il coraggio e la forza di attualizzarli, di renderli azione e capacità di azione verso l'avvenire. Avvenire che noi ci auguriamo sia nella luce dell'aurora, la luce che precede l'alba. Innanzitutto vorremmo che ogni cittadino trovasse nell'aurora il suo alter ego, e in tutta la coalizione parlo dell'aurora perché vi appartengo, ma vi assicuro che data la condivisione con le altre forze che ci accompagnano, credo di parlare a nome di tutti, mi smentisca chi non crede altrettanto. E sicuramente vorremmo che ogni cittadino trovasse in noi il suo alter ego, ovvero non ci sono io ma quella persona mi assomiglia, mi ritrovo e mi rivedo in lui, e vorremmo appunto un'interlocuzione diretta, abbattere il diaframma della comunicazione. La politica siamo noi, noi facciamo la politica. E inoltre non bisogna sottovalutare la dimensione culturale che abbiamo cercato di avere e gli sforzi che l'Aurora ha fatto per promuovere la cultura in tutte le sue, nelle varie manifestazioni, in tutte le sue forme. E pertanto il take home message che vi vorrei dare è quello di portare a casa l'ottimismo in un futuro nuovo, attualizzabile, un futuro fatto di luce, della luce dell'aurora, nel nome della leadership dell'avvocato Pasquale Piccolo, che ovviamente voteremo. Grazie Flavio. Vediamo che è pronto, ha già preso il microfono in mano Pasquale Piccolo. Ringrazio gli amici che mi hanno preceduto per le belle parole che mi hanno detto. Sicuramente dopo i loro discorsi le mie parole potranno sembrarvi ripetitive, ma noi siamo uniti da un unico senso. Ci vediamo qui stasera, ci vediamo qui stasera dopo un anno. Purtroppo tutti conoscete la grave circostanza che ci rattrista, per la quale noi ci presentiamo un'altra volta qui. Sicuramente credo di interpretare anche il vostro pensiero. Avremmo quasi certamente tutti quanti insieme rifiutato questo incontro stasera in virtù di altre cose. Un omaggio valido al sindaco Ferdinando. Ma la storia va avanti. Io sono qui stasera candidato da una coalizione molto forte e molto numerosa che fa capo all'UDC Fratelli d'Italia. Sono protagonista. È la seconda volta che mi cade questo foglio, si vede che non mi sento. Non ti preoccupare, grazie. Sono la protagonista, l'Aurora. Noi Sud, Lista Cuore e Progetto Somma, una coalizione che ha condiviso con me programmi ed idee, ed ha condiviso con me anche l'entusiasmo e la passione che mi ha condotto insieme all'Aurora nella scorsa tornata elettorale. Io ritengo che Somma Vesuviana abbia bisogno di risposte immediate e concrete alla luce del periodo di stasi, alla luce della crisi che attanaglia non solo Somma ma l'Italia intera. Bisogna trovare delle soluzioni ai problemi. Basta guardarsi un po' intorno, la gente è sfiduciata dalle istituzioni, è sfiduciata nella politica, è sfiduciata nel futuro. Io non credo alle bacchette magiche, anzi vi invito a diffidare dalle persone che magari vi propongono soluzioni facili. Io credo che tocca a noi, noi dobbiamo rimboccarci le maniche tutti quanti insieme per cercare di salvare qualcosa da questo paese. Io non mi sono mai permesso e mai mi permetterò di fare promesse, di promettere posti di lavoro a chi che sia.
Ho troppo stima, ho troppo rispetto di voi per cadere in facili tranelli elettorali. Però una cosa vi voglio dire, che io ce la metterò tutta per cercare di risolvere qualche problema, a partire da quello che è stato fatto, di quello che è stato fatto in senso positivo nel passato recente. Coloro i quali dicono che probabilmente io non potrò governare, data la molteplicità dei miei alleati, io dico che noi siamo uniti, abbiamo un comune intento, noi siamo omogenei. Coloro i quali saranno con noi in questa cordata avranno pari dignità, insieme contribuiremo alla realizzazione di questo progresso, di questo progetto. Io sarò garante che questo accada, io sarò garante che una volta per tutte questa casa comunale divenga un palazzo di vetro, tutti gli altri saranno trasmessi in rete, i consigli comunali entreranno nelle vostre case attraverso il colonnello screening, i bilanci non saranno più quell'elenco di numeri messi insieme, noi faremo i bilanci partecipati, noi tutti saremo chiamati per la stesura degli stessi. Saranno noti le spese a tutti, le spese della politica, e da questo punto voglio ricordare una cosa, non lo faccio certamente per un vanto personale, una cosa che ho detto già nella scorsa campagna elettorale e che ho messo in pratica da consigliere comunale in questo scorcio di legislatura: se io dovessi diventare sindaco, il mio indennizzo non lo incasserò, io lo devolverò a un fondo di solidarietà per le politiche sociali. Io sarò garante della risoluzione di alcuni dei grandi problemi che attanagliano Somma, a partire dalle tasse alla mancanza di lavoro. Le tasse io credo che si possa rimodulare il tributo comunale, anche in previsione della IUC che dovremo pagare quest'anno, ad evitare che si ripeta quello che è successo alla Dares l'anno scorso. Noi creeremo infrastrutture per dar modo e possibilità alle aziende presenti sul territorio di potersi espandere, di poter migliorare ed evitare quindi, come si sta verificando ormai da decina di anni, che vadano via in altri paesi limitrofi, perché noi crediamo che più aziende sul territorio sia più indotto significa più lavoro significa più occupazione per tutti, anche per i giovani. Ma io non garantirò solo questo, io riqualificherò il territorio, a cominciare da Casamale, che ormai langue da decenni, completando il parcheggio dietro le torri, mettendo in atto il piano colore e magari se si può riprendere la collegiata. Io riqualificherò le periferie, fornendole di un elemento essenziale, di una pubblica illuminazione efficace. Io chiederò a tutti di terminare i cantieri che sono in atto, io cercherò di fornire tutto il paese di fogne. Signori miei, se dovessi veramente essere io il sindaco di Somma, non ci sarà mai più a Somma Vesuviana una zona di serie A o una zona di serie B. Guardate, il nostro programma che è stato scritto a più mani è molto vasto, ma è realizzabile. Avremo sicuramente nel corso di questa campagna elettorale la possibilità di esaminare più dettagliatamente qualche punto, ma io voglio dirvi, la mia presenza stasera qui in piazza non è una cosa casuale, è una cosa voluta, perché io voglio dirvi che io non sono il candidato sindaco calato dal cielo, non sono il candidato sindaco calato agli apparati del partito, io sono il candidato sindaco della mia gente, ed è con la mia gente che voglio risolvere i problemi di Somma. Io ritengo che il primo cittadino debba essere espressione del paese per la fiducia che gli viene accordato, il primo a creare delle critiche se possibile, il primo a scendere in piazza per ottenere delle risposte se dovute. Ed è per questo che io da questo momento in poi chiederò la vostra fiducia. Noi dobbiamo vincere, noi possiamo vincere, noi vinceremo le elezioni, ma non dobbiamo vincere solo le elezioni.
Noi dobbiamo vincere contro i comitati di affari, noi dobbiamo vincere contro le lobby di potere, noi dobbiamo vincere contro coloro che amano sedersi su una panca e magari stare con la bocca chiusa e con le braccia conserte. Noi dobbiamo vincere e vinceremo perché noi siamo e saremo quelli che rivalderanno Somma Vesuviana, ricostruiranno Somma Vesuviana. Non vi voglio tediare di più, avremo occasione di incontrarci sicuramente altre volte, dove magari parleremo di cose più dettagliate. Anzi, vi prego, noi abbiamo il nostro comitato elettorale a via Aldo Moro, al di sopra del bar babà. Se qualcuno ha qualche necessità, se ha qualche problema, se vuole inserire qualcosa, se vuole comunicarci qualcosa, noi siamo a disposizione. Ritenetemi a disposizione. Grazie, e grazie di essere intervenuti. Viva Somma! Grazie a Pasquale Piccolo. Grazie a tutti per essere intervenuti e buona serata, buon proseguo.